Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte della mia guida a Pokémon Rubino. Allora, dove eravamo rimasti? Qui, esatto. Dobbiamo andare a avanzare fino ad arrivare a Ferrugicoli. Battiamo questi ultimi allenatori. Questo è di tipo acqua, un Magikarp, quindi direi abbastanza buono. Tutti assorbimento. Benissimo. Ok, questa ci darà una bacca stagna e ci dice che ogni volta che prendiamo una bacca dobbiamo ripiantarla. Sì, convinta. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso saliamo di qua e prendiamo questa difesa X che io venderò perché non mi interessano quegli strumenti lì. Voi fate quello che vi pare. Allora, andiamo a curare Trico prima di battere la palestra. Anzi, non lo so, penso che prima andrò su. O no, o batto direttamente la palestra. Boh. Beh, intanto prendiamo taglio, l'MN taglio, che si trova qui dentro. E poi magari esploriamo un po' la città prima di battere la prima palestra. Allora, iniziamo da questo palazzo dove mi sembra che potremo trovare una Premier Ball. Al piano di sopra ce la darà una bambina, questa qui. Esatto, ci ha dato la Premier Ball e questi altri non ci danno più niente, quindi possiamo tranquillamente uscire. Dopodiché, boh, basta, non ti danno più niente, mi sa. Quindi possiamo entrare nella palestra e iniziare a battere questi allenatori. Sarà una palestra di tipo roccia, quindi noi saremo avvantaggiatissimi con il nostro trico. E penso che si evolverà ora della fine della palestra, perché è già al 14. Metti anche che gli danno 300 punti a Pokémon, cioè. No, 183, vabbè. Già a livello 15. Perfetto. 302, vai su, bravissimo. Poi, e uno l'abbiamo fatto. Secondo. No, scazzato. Vai, bravissimo, è salito al 13. Vuole imparare l'inseguimento? Sì, gliela faccio imparare al posto di Fulmisguardo. Sì, dai, non serve a niente. Perfetto. E ora il nostro trico si evolverà in un bellissimo Grovyle. Non so se velocizzare o no. Boh. Ma no, dai, guardiamocela. Tanto è la prima evoluzione, dai, ci sta. Eccolo qua, il nostro Grovyle. E mi sembra che adesso impari taglio Furia. Che io gli farò imparare, così potrà essere competitivo anche con i Pokémon di tipo Erba, al posto di Botta, esatto. Ed ecco Petra, la capopalestra. Niente, sarà una lotta abbastanza facile, forse Nosepass potrà darci qualche difficoltà, ma cioè niente di che. Il fatto è che lei usa tante pozioni, vedete? Vabbè, comunque, dovrebbe andare. Voi fate come ho fatto io, cioè ve ne fregate, fate in continuazione in assorbimento, comunque vada, tanto vincete se ce l'avete a questo livello qua. Ci dà Rocciotomba, cioè prima ovviamente la medaglia. La medaglia pietra da Petra, mamma mia, la fantasia degli ideatori di questo gioco, mamma mia. Ci dice che possiamo usare la MN taglio e ci dà la MT39 che contiene Rocciotomba. Io non so se la insegnerò a qualcuno, soprattutto a chi, perché. Ecco, qui ve lo ricordate il tipo che abbiamo incontrato nel bosco? Ecco, sta inseguendo uno del team Magma perché gli ha rubato la merce. E indovinate così, cioè proprio a caso, a chi mai chiederà di andarla a recuperare? Ma cioè, ma proprio c'è della gente che non sa fare un cazzo, cioè li dobbiamo fare tutto noi. Scandaloso, veramente. Vabbè. Sì, mi conosci, sei bravissimo, guarda. Sei il mio mito. Prendiamo questo strumento, il primo Zigzagoon che trovo lo catturo, penso. Battiamo questo pigliamosche. Con cosa? Boh, inseguimento, sì. Di nuovo. Aspetta, è super efficace.
Kachin, inseguimento, mi sembra di sì. Sì, perché il buio contro tipo coleottero. No, boh, vanno tutti KO. Vabbè, l'importante è che vadano KO poi. Super efficace o no, amen. Adesso tocca a questo, assorbimento. E Marill non va KO, incredibile, attacco rapido. Ora quasi a 18 provai. Eccolo qui, no, però è femmina. Finché posso li prendo maschi, poi metti che mi capita un Pokémon raro, femmina, sto cazzo che non lo prendo. 18, yes! Bene, ora insegniamo taglio. Ah no, a Zigzagoon. Devo catturare un Zigzagoon, scusate, eh. Dai, dai che sei bello, lo so che vieni fuori tra un pochino. Sì, però se non vado nell'erba duro. Bravo! Allora, cosa faccio? Attacco rapido, spero di non ammazzarlo. Non dovrei. Come non detto. Ahia. Vediamo un po'. Questo era 6 addirittura. Boh, proviamo direttamente con una Pokéball. Infatti 2. Che culo, raga, mamma mia. No, non lo do il soprannome, mi fa cagare. Battiamo anche questo. Veramente ho avuto un culo incredibile questa volta, perché cioè proprio non me l'aspettavo proprio di catturarlo. Vabbè, meglio così. E andiamo. Tanto gli insegniamo. Ah, cos'è questo? Sarà una delle solite cose X, no, special X, cose inutili. Quello lì è il signor Marino, vabbè, dopo ci andiamo. Intanto insegniamo taglio al nostro schiavo. Facciamo il seguimento che va a KO, esatto. Furia, vedete che così riesce a essere competitivo anche contro di loro. E ancora taglio furia. Dovrebbe morire, no? Bene. Prendiamo quelle bacche. Niente, torniamo indietro. Quant'è che resisto, scusate, quant'è? 7 minuti e 46. Sì, dai, ci sta un altro pochino. Perché ho avuto dei problemi quando, cioè, avevo già iniziato a farla questa guida. Ero arrivato alla parte 6 o 7, poi mi sono deciso a caricarle perché non avevo tempo, le avevo solo sul computer. E una volta che le ho caricate, mi diceva che era troppo lungo. Cioè, anche, ma io non lo so perché, perché comunque io vedo dei video anche di 18 minuti e glieli lasciano. I miei erano di 13 e non, boh, non riesco mica a capire perché. Vabbè, comunque arriva il signor Marino, che è quello che ci porterà dall'altra parte. Usciamo. Adesso vedete che si è liberata questa casa, ma non ci dicono assolutamente niente. Quindi proseguiamo. Adesso ci sarà quel tipo lì che ci darà un'altra Mega Ball per ringraziarci. Perfetto. E il suo presidente ci darà una lettera che dovremo consegnare a Selcepoli, a Rocco. Per andare a Selcepoli, appunto, dovremmo andare da questo signor Marino, cioè dovremmo tornare un attimo indietro. Non so se ve la ricordate, la casetta che c'era prima di entrare nella foresta. Ecco, dovremmo entrare lì. Però tutto questo nella prossima parte, perché questa finisce qui. Votate, commentate, iscrivetevi e un saluto da 1000 Falchi 94. Belli, rega!